Continuiamo con le iniziative di Casa Abruzzo. A Milano oggi ci occupiamo dell'evento promosso dal Polo Agire, il Polo regionale di innovazione agroalimentare. Oltre 50 appuntamenti in cartellone da venerdì prossimo al 6 agosto, incentrati su cibo e vino di qualità. Abbiamo ospite il presidente William Di Carlo, buongiorno. Buongiorno. E tutto si gioca tra degustazioni ma anche i risultati delle ultime ricerche nel settore. Perché? Perché la ricerca è fondamentale. L'Abruzzo ha bisogno di crescere anche attraverso la qualità dei prodotti e attraverso prodotti innovativi dal punto di vista organolettico ma anche funzionale, quindi c'è tutto un mondo che si muove e le imprese abruzzesi, soprattutto quelle medio-piccole che spesso non hanno la possibilità di accedere a una ricerca strutturata, possono attraverso il polo avere questa possibilità. Sono 130 gli associati del Polo, sì. E ci sono storie di successo come quella del tartufo. Che cosa propone uno degli associati? Sì, è un'iniziativa interessante perché il tartufo, che ha una vita molto breve, viene trattato con una pellicola edibile che gli allunga la durata, quindi senza modificare le caratteristiche del tartufo si riesce a metterlo in distribuzione con tempi più lunghi e quindi a vantaggio della commerciabilità del prodotto. Il fulcro della vostra iniziativa è appunto dare una promozione quanto più possibile ampia dei prodotti abruzzesi e della nostra qualità. In breve, chi è il vostro visitatore ideale per queste iniziative? Ma per queste iniziative tutti i consumatori per noi sono il punto di riferimento. Il mercato italiano però è ancora un po', manca ancora ai prodotti abruzzesi. Sì, l'Abruzzo ha un potenziale enorme e non ci dimentichiamo che il settore agroalimentare in Abruzzo è uno dei più attivi, è quello che ci mette in gira la bilancia in positivo. Però è importante lo sviluppo perché siamo ancora un po' indietro ed è un peccato perché il potenziale è veramente notevole. Grazie al presidente Di Carlo del Polo Agire, noi andiamo avanti.